Ciao a tutti nuovamente insieme, benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a riprodurre questo orecchino. A me piace veramente tanto. Eccolo qui, quindi procediamo, vediamo cosa ci serve per poterlo ricreare. Occorrente, goccia, super duo, due tipi di roccaille 11-0, cristalli da 3x4, due colorazioni, volendo voi potreste usare tutta una colorazione, quindi farlo monocromatico. Poi abbiamo bisogno di mezzi cristalli, questi sono da 6 mm, in alcune aziende li chiamano cathedral, e volendo potete usare anche cristalli normali da 6 o mezzi cristalli normali. E nella mia azienda si chiamano Bolaschi. Poi abbiamo bisogno di cristalli 4x6, e cristalli 6x8, rocaille 15-0 o 13-0, questi sulla tonalità diciamo rosata, e questi sulla tonalità uguale ai cristalli. Abbiamo bisogno naturalmente di ago e filo, io sto usando un Fireline, voi volendo potreste usare anche un Suffix se decidete però di fare l'orecchino di un'altra colorazione, vedi sul verde. Suffix sarebbe diciamo la misura ideale, poiché l'orecchino così risulta ben, ben rigido, a me piacciono gli orecchini molto rigidi. Questo io sono dovuta passare diverse volte attraverso la lavorazione per poterlo rendere così rigido. E naturalmente fondamentale è il cabochon, questo doppio foro, io li ho comprati da Beatsmine, ma ormai li trovate più o meno in tutte le aziende che vendono online. Ok, quindi procediamo. Primo step, dobbiamo inserire in questa sequenza un cabochon, quello con doppio foro, una roccaille 11-0, una super duo, una roccaille 11-0, un cristallo 3x4, una roccaille 11-0, una super duo, una roccaille. Ok? A questo punto, una volta inserita questa sequenza, dobbiamo rientrare dall'altro foro, ok? Del cabochon, questo. Opla, scusate. Quindi, rientriamo qui. Allora, una precisazione. Mentre stavo prendendo il filo per la lavorazione mi sono accorta che non avevo più Fireline, per cui io adesso sto usando il Wildfire, che poi è sostanzialmente uguale al Fireline. Ve lo faccio vedere adesso come dicitura, di modo che se qualcuno lo dovesse voler comprare lo può fare. Allora, un attimo, ti appoggio. Eccolo qua. Questo, diciamo che la misurazione è come vedete il Fireline, la differenza è che è un pochettino un po' più grosso, quindi teoricamente dovrebbe venire meglio la lavorazione. Ok, quindi usciamo dal cabochon questo doppio foro, ok? Intanto scusate, mi sistemo la lavorazione. Perfetto. Ok, nel frattempo, se volete, potete già eliminare una volta che fate, che chiudete anche da questa parte il filo in eccesso. Allora, abbiamo creato questa sequenza, questo modulo, dovremo fare la stessa cosa da questa parte. Quindi procediamo, dobbiamo inserire sull'ago una roccaille 11-0, una super duo, una roccaille 11-0, un cristallo 3x4, una roccaille 11-0, una super duo e una roccaille 11-0. E rientriamo naturalmente dal foro, dall'altro foro, ok? In questo modo. Quindi rientriamo qui, ok? Tirando bene poi il filo. Ecco qua, vedete? Abbiamo creato questo modulo. Adesso vi consiglio di passare almeno un paio di volte all'interno della lavorazione per fissarla bene. Ci vediamo quando avete fissato, quindi dovete passare all'interno di queste roccaille. Allora, abbiamo stabilizzato diciamo l'orecchino, vedete, adesso rimane ben rigido. Usciamo eventualmente, uscite da una di queste super duo e entrate nel foro superiore. A questo punto dovete inserire una 11-0 e un cristallo 4x6 e un'altra 11-0.
vi portate all'interno del foro successivo, della super tour successiva. Così, ecco qua. Vedete? Ok, adesso procediamo. Qui dobbiamo fare, diciamo, la sequenza più lunga. Quindi partiamo da una super duo, una rucaille 11-0, una super duo e una rucaille 11-0. Poi inseriamo il mezzo cristallo da 6 e dopo il mezzo cristallo stessa sequenza che abbiamo fatto finora. Quindi rucaille 11-0, super duo, rucaille 11-0, super duo. Questa è la sequenza che bisogna inserire dall'altra parte, quindi noi usciamo da questa super duo, ok? Dobbiamo inserirci all'interno di questa, cioè del foro superiore naturalmente, così tiriamo il filo. Ecco la sequenza inserita. A questo punto continuiamo, dobbiamo inserire la sequenza che abbiamo in modo speculare creato qui, quindi 11-0 cristallo 4x6 11-0 all'interno della super duo. Arrivati a questo punto inseriamo la stessa sequenza che abbiamo inserito di qui, quindi stesso discorso e super duo rocaille, super duo rocaille, mezzo cristallo rocaille, super duo rocaille, super duo. Quindi ci inseriamo qui tirando il filo. Ecco qua. Vi consiglio a questo punto di passare all'interno della lavorazione un paio di volte per fissare il tutto. Ci vediamo quando siete passati all'interno della lavorazione. Quindi, siamo passati all'interno della lavorazione diverse volte per stabilizzarla. A questo punto vi uscite praticamente, io esco da questa super duo posizionata qui. Quindi, una volta usciti da qui, voi passate all'interno della rocaille del cristallo e la prima cosa che dobbiamo fare è creare il cappietto. Almeno poi siamo a posto e procediamo nella lavorazione. Quindi cominciamo a inserire sul lago 3 rocaille 11-0, poi 6 13-0, naturalmente potete in caso anche usare le 15-0 se non aveste le rocaille 13-0 e entrate a questo punto dalla parte opposta del mezzo cristallo in questo modo. Per bloccare bene il cappietto vi consiglio di passare all'interno almeno un paio di volte. Allora, a questo punto, una volta usciti dal mezzo cristallo, cioè avete fatto il cappietto, avete irrigidito il tutto, uscite dalla rocaille, passate all'interno della lavorazione, quindi attraverso le super duo, e dovete posizionarvi con l'ago praticamente dove ci sono questi due cristalli, ok? Eccoli qui, uno e due, perché dovremo creare un picco sopra di essi. Quindi usciamo dal cristallo, creeremo un picco con 5 rocaille. Io utilizzo colori diversi per farvi vedere meglio. Quindi due rosate, una lilla centrale e due rosate.
Quindi a questo punto rientrate dalla parte opposta. In questo modo. Ecco creati i picot. Facciamo la stessa cosa di qua. Quindi passate attraverso la lavorazione e create un altro picot come abbiamo creato questo. Ci vediamo quando avete creato il picot. Allora abbiamo creato il picot e stiamo uscendo, quindi passiamo attraverso sia le roccaglie che la super duo. Passiamo anche attraverso queste super duo. Usciamo dall'ultima, sostanzialmente. Così. Passiamo nel foro superiore della super duo. Qui inseriremo un cristallo. A questo punto dobbiamo inserire un cristallo 3x4 e una rocaille 11.0 e andremo all'interno. Allora, guardate il picot, dobbiamo entrare in queste tre centrali, quindi ecco qua, così. Tiriamo il filo in questo modo, nuovamente rocaille 11.0, cristallo, sempre 3x4. Ecco qui, tiriamo il filo in questo modo, tra le due super duo un altro cristallo 3x4. Ok, qui dobbiamo inserire semplicemente tre rocaille per ora, poi vi farò vedere come aggiungere il pendente. Quindi 3110, ci inseriamo all'interno del mezzo cristallo. Usciamo, altre 3 rocaille. Così. Nuovamente 3 rocaille. All'interno della super duo. Così. A questo punto dobbiamo creare la stessa sequenza in modo speculare, come l'altra parte. Cristallo rocaille sempre dentro queste prime tre. Nuovamente rocaille cristallo. Nuovamente cristallo. Arrivati a questo punto, quindi uguale, vedete, da una parte e dall'altra è esattamente uguale, identico. Allora a questo punto noi dobbiamo inserire, importante, una cristallo e una 15.0 color lilla e dobbiamo posizionarci. Allora, contiamo una, questa, due, la seconda. Noi ne avevamo infilate tre dentro al cappietto, no? Le prime tre erano rocaille 11.0. Quindi noi adesso inseriamo il cristallo e la rocaille qui. Ecco qua. Vedete? Dobbiamo creare la stessa cosa dall'altra parte, quindi passiamo all'interno delle rocaille e usciamo dalla prima rocaille 11.0, inseriamo una 15 e un cristallo.
Entriamo all'interno della Super Duo, questa laterale. E ci portiamo a questo punto anche all'interno del cristallo successivo. Ecco qua, vedete? Allora, a questo punto io non inserisco rocaille qui, le inserirò solo qui. Vedete, adesso vi faccio vedere l'orecchino. Vedete qui? Qui ho inserito due rocaille da una parte e dall'altra, qui no. Volendo voi le potete inserire anche qui. Quindi procediamo, facciamo la parte finale della goccia. Allora, voi ci troviamo e vi faccio vedere poi come fare con la goccia e passate all'interno della lavorazione fino ad arrivare qua alla seconda rocaille 110. Allora, vi avevo detto che bisognava inserire la rocaille, quindi bisogna inserirla, ecco. Quindi prima di arrivare alla seconda rocaille, cioè questa, dobbiamo inserire una rocaille 110 sempre rosata, mi raccomando. Qui. Eccola qui. Passiamo quindi attraverso la Super Duo. A questo punto vi faccio vedere in diretta. E usciamo dalle due rocaille 110 qua. Ok, adesso creiamo la parte finale. A questo punto dovete inserire la sequenza di una rocaille 110 lilla, una rosata, una lilla. Poi dovete inserire anche un cristallo 3x4 mm, la goccia e un'altra rocaille 110. Ecco la sequenza. Questa. Ok? Portate il tutto alla fine. Così. Vediamo se riesco. Quindi adesso entriamo in questo modo dentro alla goccia. Ci portiamo all'interno del cristallo. Quindi uscendo dal cristallo inseriamo la stessa sequenza, cioè rocaille 110 lilla, rosata, lilla, e entriamo qui. All'interno delle due rocaille, ok? Tirando il filo. A questo punto io vi direi di passare all'interno della lavorazione, quindi uscite da questa Super Duo, entrate da questo foro. E passate all'interno della lavorazione, quindi uscite da questa Super Duo nuovamente, entrate in questo foro e passate dentro la goccia almeno un'altra volta per bloccare tutta questa parte. Quindi ok, ci siamo, usciamo di qui, entriamo da questo foro, passiamo all'interno della lavorazione, usciamo da questa Super Duo, rientriamo da questo foro, passiamo all'interno e ci ritroviamo di nuovo qui, ok? Ci ritroviamo quando avete fatto questo passaggio. Io non lo faccio perché tanto è semplice, ve lo spiego così. Una volta che siete passati all'interno della lavorazione, quindi per rendere più stabile la goccia e anche per rafforzare questa parte, dovete uscire da questo cristallo ed inserire, come dall'altra parte, una rocaille 110. A questo punto non vi resta altro che passare all'interno della lavorazione diverse volte, fare un nodino, a seconda poi della rigidità dell'orecchino che volete raggiungere. L'orecchino quindi poi è finito naturalmente. Quindi attraverso la lavorazione diverse volte, nodino, quindi classico nodino in questo modo, e l'orecchino è finito. Ecco quindi gli orecchini finiti. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e a presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!